Allora, voglio chiedere a Giancarlo Giorgetti come, dal suo punto di vista, dal suo osservatorio e con i poteri che ha il suo ministero, come pensa di fare un passo in avanti alla lotta alla contraffazione. Innanzitutto buongiorno a tutti, grazie al direttore Minenna per l'invito. Io partirei dall'osservazione di tipo generale, nel senso che il Made in Italy è il valore più importante che noi in ogni sede, in ogni momento, nei confronti internazionali, riusciamo in qualche modo a mettere in campo. E in modo trasversale, in ogni settore economico, in ogni filiera che mi è capitato in qualche modo di gestire e trattare sui tavoli, questo elemento è l'elemento di cui tante volte ci riempiamo la bocca, ma concretamente ha un valore economico difficilmente quantificabile, ma che ci contraddistingue. Allora, se partiamo da questa considerazione, se partiamo dalla considerazione che lo sviluppo economico anche in proiezione a livello mondiale, nel momento in cui la globalizzazione porta su tante produzioni, il livello di standardizzazione, quindi la competizione sul costo, a livelli irraggiungibili ovviamente per le nostre produzioni, la nicchia della qualità, del gusto, della cosa fatta bene, della cosa che piace, è quella che noi dobbiamo presidiare e difendere. Allora, se abbiamo presente questo, se abbiamo ben presente questo concetto, dobbiamo dotarci degli strumenti per difendere questa nostra prerogativa. Come giustamente hai ricordato tu, c'è una dimensione di carattere, se vogliamo, repressivo. Qui, direttore Minenna, in chiave evolutiva, quella che era l'agenzia delle dogane, e allora il concetto di dogana è una specie di residuato che in tanti dei presenti, me compreso, ho fatto tempo a ricordare da piccolo, vivendo vicino alla Svizzera, il passaggio alla dogana, quindi con tutti i riti connessi. Però il concetto è che si evolve anche, diciamo così, la strumentazione e la capacità di, in chiave repressiva, di contrastare i fenomeni di contraffazione, che sono sempre più sofisticati, e quindi quelli che sono le strumentazioni, che ad esempio anche presso Misa abbiamo la direzione che si occupa dei marchi e brevetti, organizzata, e che anche lei cerca in qualche modo di evolvere rispetto alle dinamiche dei mercati globali. Però è sempre più difficile stare al passo delle sfide che vengono portate. Quindi nel momento in cui fa il brevetto, in cui lo fa riconoscere a livello internazionale, a livello europeo, e poi ovviamente ti sorpassano a destra e ti fanno anche ciao. Il cannone è la corazza. Il cannone è la corazza. Sì. Il cannone diventa sempre più potente, è importante che la corazza sempre più forte. No, però evidentemente c'è una dimensione dove non riusciamo a arrivare, dove è evidente che la nostra economia non può arrivare, che ribadisco è quella della concorrenza di costo sui prodotti standardizzati, e c'è una frontiera dove noi siamo particolarmente capaci, particolarmente abili, probabilmente fa parte del DNA che abbiamo nel sangue, che arriva dalla nostra storia, su cui però dobbiamo attrezzarci, che quella propria, diciamo così, della repressione, e su cui la strumentazione è stato ricordato, qualcosa è stato ricordato prima, e anche la nuova dimensione, il nuovo approccio, la nuova postura, se vogliamo, dell'agenzia oggi, ovviamente anche della Guardia di Finanza. Ma dall'altro lato c'è la necessità, ed è molto complicato, giustamente è stato ricordato prima, a livello europeo e a livello anche non solo europeo, di difenderci rispetto a quelle che sono delle regole che via via in qualche modo evolvono e tendono sostanzialmente ad assecondare quelli che sono gli interessi delle grandi dimensioni e delle grandi multinazionali, ovviamente non italiane, e che non hanno interesse a difendere la specificità, le peculiarità del prodotto di qualità italiano. E l'abbiamo visto recentemente, c'erano, diciamo, le polemiche, diciamo, dal parmigiano, parmesana e di in giù, anche per chi è prossimo a noi, ci sono innumerevoli serie di produzioni e di situazioni su cui questo tipo di lotta,
che tutta politica, che tutta, se volete, geopolitica si manifesta. Alcune delle situazioni legate in particolare all'agroalimentare, non le voglio ricordare qui, però c'è qualcuno in sala che ho intravisto prima e sa perfettamente di che cosa sto parlando. Quindi sono due dimensioni e due livelli, tutti e due da coltivare, su cui evidentemente il governo, non soltanto il Ministero dello Sviluppo Economico, qui c'è il Ministro Franco, ma proprio a livello anche, se vogliamo, di Presidenza del Consiglio, dobbiamo mettere i punti. Quindi un concetto di difesa dell'interesse nazionale, di cui dobbiamo prendere coscienza e che dobbiamo declinare chiaramente in una vocazione europeista, ma non succube e non prona a quelli che sono gli interessi portati avanti molto spesso in quelle sedi. Tu sei stato sempre un sostenitore dell'amicizia con gli Stati Uniti e adesso finalmente abbiamo fatto la pace. Non si parla più di dazi, abbiamo avuto l'incubo dei dazi sul vino fino all'altro ieri, abbiamo tremato perché li avrebbero massacrati, come hanno massacrato i francesi, 25% di dazi, ma non possiamo, forse è una domanda ingenua, non possiamo chiedere a Biden di darci una mano anche nel contenere, non voglio dire eliminare, le vergogne del che ci sono nel settore alimentare, almeno negli Stati Uniti, con il nome, con Italian Sounding. E quello è una truffa vera e propria, guarda. Sì, è una truffa vera e propria, è chiaro che ci sono dei meccanismi, diciamo così, di formazione delle decisioni e di forze, di pressioni e di lobby anche a livello degli Stati Uniti che evidentemente condizionano pesantemente le decisioni. Credo che il nuovo clima di relazioni che indubbiamente si è percepito anche nell'occasione dell'ultimo G7 sarà tale per cui anche di questi argomenti si potrà parlare. Non credo de plano che si possa arrivare tranquillamente a delle soluzioni di vantaggio per noi, però è sicuramente vero che una nuova postura e a livello internazionale, una nuova solidarietà, tra virgolette, a livello occidentale, una volta si usava questo tempo, e quindi per semplificare parliamo di NATO, tanto per intenderci, una chiara nuova postura anche nei confronti della politica da parte della grande potenza cinese potrà sicuramente aiutare. Veniamo da un periodo in cui azioni e reazioni politiche di varia datura a livello commerciale hanno alla fine prodotto dei risultati controproducenti talvolta per il nostro paese. È chiaro che una concertazione della postura, non soltanto a livello geopolitico, ma anche a livello geoeconomico, a mio avviso un risultato lo potrà produrre. Noi siamo schierati contro la Cina, contro le contraffazioni che fa la Cina e altre cose che fa la Cina, siamo tu ci dai una mano. Siamo schierati contro chiunque fa contraffazioni. Certo. Dopodiché, se c'è un qualche sistema che è organizzato per agevolare le contraffazioni, questo non va bene. Ecco, diciamo così. Se uno accetta quelli che sono i principi del fair trade a livello internazionale, fair vuol dire che deve essere trasparente, deve essere chiaro, deve essere rispetto delle regole, altrimenti il gioco non è, stiamo parlando di europei, se tu metti in campo 11 con una palla attaccata al piede sarà difficile che vincano contro quegli altri. Quindi se vuoi giocare il campionato europeo, tutti giocano in 11, tutte le stesse condizioni. Ma guarda, io credo che se in Italia si facessero milioni di Apple falsi, milioni, io credo che il governo degli Stati Uniti fosse una mano alla Apple gliela darebbe, che dici? No, ma ci sono anche delle piccole misure che possiamo prendere noi con accorgimenti, ad esempio quelle aziende che magari si dedicano esattamente alla contraffazione al falso, che aprono la partita IVA e che la chiudono nello spazio dell'esercizio in modo da sfuggire a qualsiasi tipo di controllo, qui vedo qualcuno della Guardia di Finanza che ha esattamente chiaro il fenomeno, dobbiamo in qualche modo, e che portano ricchezza poi la esportano verso altri paesi, dobbiamo farci furbi, nel senso che le normative che noi abbiamo immaginato per un sistema normale, per piccoli imprenditori normali, non possono essere in qualche modo gestiti in chiave chiaramente elusiva, come purtroppo accade. Quindi anche ci sono delle notizie recentissime a questo proposito che testimoniano che livello di valore aggiunto, che livello di materia imponibile sottratta al fisco e che poi grava sulla collettività.
Allora, credo che il ministro Giorgetti debba lasciarci. No, resto ancora un po', oh, perché è fresco, quindi, non perché è simpatico. Allora,